Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Governo, l'11 dicembre la fiducia. Legge elettorale, consulta, al via udienza pubblica. Strage a Prato, Giovannini, irregolarità in 155.000 aziende. Si terrà l'11 dicembre, dopo le primarie del PD, il dibattito in Parlamento sulla fiducia al governo, dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. La conferma è arrivata da una nota del Quirinale, al termine del faccia a faccia tenutosi lunedì in serata al Colle tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente del Consiglio Enrico Letta. È iniziata al Palazzo della Consulta l'udienza pubblica della Corte Costituzionale sulla legge elettorale con l'intervento introduttivo del giudice relatore Giuseppe Tesauro. Al centro del ricorso figurano il premio di maggioranza senza la fissazione di un quorum minimo prestabilito e l'abolizione delle preferenze, determinato dalle liste elettorali bloccate dai partiti. In Italia, tra Ministero, INPS e INAIL, ogni anno ispezioniamo 243.000 aziende, circa il 16% delle aziende con dipendenti. Di queste, nel 2012, circa 155.000 erano a vario titolo irregolari. Lo afferma il ministro del lavoro Enrico Giovannini a Radio Anch'io, dopo il rogo nell'impianto cinese a Prato. Solo nel 2012 abbiamo rilevato 255.000 lavoratori con irregolarità, di cui 100.000 lavoratori totalmente in nero. È previsto per mercoledì un miglioramento dopo l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il centro-sud e che solo lunedì ha provocato due vittime, una in Abruzzo e l'altra in Calabria. Nel Varese, una donna la cui auto era stata travolta dal fango è stata salvata dai carabinieri. Intanto, nel prossimo fine settimana, quello dell'Immacolata, è prevista un'imponente discesa di aria gelida verso tutta l'Europa e anche l'Italia. La legge di stabilità prevede nel 2014 una prima riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese, ma si tratta di un beneficio che viene completamente azzerato dai rialzi degli acconti di IRES e IRAP. Da un'analisi di Confcommercio in collaborazione con il CER emerge che in pratica alle imprese viene chiesto di anticipare oggi alle casse pubbliche il beneficio fiscale che riceveranno il prossimo anno. I manifestanti antigovernativi thailandesi hanno cantato vittoria dopo che la polizia ha rimosso le sue barriere, permettendo alla folla di entrare nel compound della sede del governo. Thawar Senyam, uno dei leader della protesta, ha proclamato la vittoria dei manifestanti e ringraziato la polizia per aver messo fine ai blocchi. A un anno esatto del lancio delle slot machine online, avvenuto il 3 dicembre 2012, secondo dati raccolti da Agipro News, la spesa nei primi 12 mesi si è attestata a 106 milioni di euro. La media è di circa 8,8 milioni di euro al mese, mentre gli incassi complessivi per l'erario sono pari a 21,2 milioni. Il messicano Miguel Herrera, 45 anni, è stato confermato commissario tecnico della nazionale del suo paese per il Mondiale di Calcio di Brasile 2014. Il direttore delle selezioni nazionali, Héctor González Iñárritu, ha spiegato che il contratto di Herrera sarà aperto e che si cercherà di proseguire con lui fino al Mondiale di Russia 2018.